Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzuoli. Allora, novità sostanziali non ce ne sono, ma ormai quasi tutti parlano di questa situazione che forse è anche più grave, perché fa capire la difficoltà di questa società attuale della Juventus di non riuscire a disincagliarsi da Allegri. Ormai tutti parlano di questa situazione, che stanno aspettando che si dimetta Allegri, avendogli elencato le condizioni che ci saranno nel prossimo futuro, non facendo la Champions League, il fatto che in società non è più stimato come all'inizio, anche perché lui era protetto da Andrea Agnelli. Adesso Andrea Agnelli non fa più parte della società e quindi si ritrova anche da solo. Ribadisco, le parole di Scanavino erano parole di circostanza, ma vabbè, che Scanavino che deve stimare? Scanavino tra un po' farà le valigie anche lui, quindi non è che è su Scanavino che dobbiamo fondare i nostri progetti futuri. Detto questo, quindi si attende che Allegri si dimetta o accetti la risoluzione contrattuale con una buonuscita, che adesso non so quantificare perché non lo so. Ma la Juventus non vede l'ora di liberarsene e credo sia già pronto Tudor a subentrare ad Allegri. In ogni caso, credo che se Allegri tiene botta e non si dimette, la Juventus lo caccerà lo stesso, perché non credo che loro possano pianificare il futuro con un allenatore che non vogliono. Quindi mi aspetto comunque che o si dimette lui o la società lo caccerà via. Quindi poi vedremo. Insomma, io credo ancora che Giuntoli sarà il DS della Juventus, perché hanno fatto troppe parole su Giuntoli e mi sembrerebbe bizzarro aver fatto tutte queste parole e poi non concretizzare nulla. Queste sono tutte sensazioni mie, ragazzi, facendo un ragionamento di logica. Poi oggi, giorno della finale di Champions, io non mi lancio in pronostici perché su una partita secca il pronostico è sempre una cosa un po' difficile da fare. Io dico solo che se le due squadre giocano al massimo, credo che il City è molto più forte dell'Inter. Però, come ho detto poco fa, il calcio non è una scienza esatta, quindi le possibilità al momento sono identiche. Ci vedremo sta partita e vedremo come andrà a finire, diciamo così. Nel frattempo, ragazzi, noi dobbiamo solo sperare di liberarci da Massimiliano Allegri e di cominciare a vedere una luce in fondo al tunnel. Solo una luce, ragazzi, perché finché non venderanno la società, purtroppo la Juventus rimarrà sempre un ibrido, una squadra che non sarà mai al top dei top, sarà sempre una squadra forte ma non fortissima, completa ma non completissima e con una gestione anche dei tifosi, molto approssimativa. Vi abbraccio tutti ragazzi e buon sabato e buon weekend a tutti.